Sabato 7 settembre 2024, Amsomeli, vigilia della festa patronale. In Ore onore di Maria 18 e Santissima dei 45 Miracoli. minuti prima in questo momento Siamo in suonano le attesa campane delle della sanctuarie celebrazione dei Vespri nella solenni celebrazione dei Vespri in solenni. onore appunto della celeste patrona, Maria Santissima dei Miracoli. Qui, dove si venera il simulacro, 7 settembre 2024. E intanto, preliminarmente, il rettore del santuario, padre Francesco Miserentino, animerà la recita del Santo Rosario, in attesa appunto della celebrazione dei Vespri solenni. E intanto le campane del santuario chiamano a raccolta i devoti per i Vespri solenni, la partecipazione ai Vespri solenni. Thank you.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Thank you.
contro quelli
che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso delle testimonianze di Gesù. Parola di Dio. Prima di iniziare la riflessione, do il benvenuto alle autorità civili e militari qui presenti, oltre ai miei confratelli che con me e insieme celebriamo il Vespro in onore della Vergine Maria. È un momento importante, chiaramente, per la nostra comunità, è la festa più importante di tutto l'anno, in cui noi rinnoviamo e ricordiamo a noi stessi il patrocinio di Maria nei confronti di questa comunità. Chiediamo certamente a lei di sostenerci per sua intercessione al trono di Dio, affinché nelle nostre responsabilità diverse e diversificate, secondo i talenti di ciascuno di noi, possiamo al meglio servire la porzione di popolo che ci è stata data. Per questa celebrazione dei primi vespri ho scelto un passo della Sacra Scrittura tratto dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. È un brano mezzo conosciuto e lo vorrei utilizzare per la nostra comunità, per riflettere, per vedere e ripensare o rispolverare la nostra identità di Chiesa. Il brano è tratto dall'Apocalisse, come già dicevo, e dice e inizia con queste parole: nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. Il cielo, dov'è il cielo? Tante volte quando noi pensiamo al cielo, pensiamo all'universo che sovrasta le nostre teste, pensiamo a quella realtà azzurra che è sopra di noi. Ma faccio riferimento a un altro canto che comunemente nelle nostre assemblee liturgiche noi cantiamo. Sì, il cielo è qui, su questa terra. Tu sei rimasto con noi. Ecco allora, il cielo di Dio dov'è? Il cielo di Dio è presente in mezzo a noi. E noi facciamo parte, già parte, se non in pienezza, ma in divenire, in viveri, noi già facciamo parte del cielo di Dio. E in questo cielo che cosa appare? Appare una donna vestita di sole. Chi è questa donna? È l'umanità, è la Chiesa, è la comunità. Questa donna è la comunità credente cristiana dei battezzati, che di fatto nel cielo di Dio si rende presente. E se il cielo è qui, questa donna siamo noi. La comunità è formata da membri particolari, singoli, unici, che di fatto compongono la comunità reale. La comunità non risplende di luce propria. Abbiamo ascoltato che è vestita di sole. La comunità cristiana è chiamata nel territorio, nel luogo dove vive lo spazio e il tempo, a essere emanazione della luce di Dio, propagatrice della grazia del Signore. Dio ha bisogno della nostra umanità per manifestarsi al mondo intero. Ecco che allora noi siamo quella donna, la comunità cristiana, la Chiesa, che rivestita della luce di Dio, a sua volta deve, come la luna, rimettere questa luce e porgerla per le strade, nei negozi, nei luoghi dove lavoriamo, nella nostra ferialità al mondo intero. Non la dobbiamo trattenere per noi. Pensate se il sole trattenesse la luce per sé, non ne ricaveremmo alcun beneficio. Anche la stessa luna, riflettendo la luce del sole, rischiara le tenebre della nostra quotidianità, delle nostre sere, dei nostri cammini notturni.
La comunità cristiana chiaramente ha il mandato ed è coronata della gloria di Dio. È Dio che l'ha voluta, è istituzione divina la Chiesa, non è istituzione umana. Noi uomini e donne, nel tempo, per far partire la Chiesa ce l'abbiamo messa tutta. Basta andare agli scandali che ci sono stati nel passato come anche nell'oggi. Ma poiché istituzione divina, nessuna prova, nessuno scandalo è stato capace di farla morire. L'istituzione più antica che c'è. Questa donna, a sua volta, è sulla luna, è soggetta al tempo, è soggetta al cammino dello spazio e del tempo, deve incarnarsi negli spazi e nei luoghi dove abita, dove vive, dove si relaziona, e a sua volta è incinta e grida per le doglie del padre. È una comunità, una donna, che guarda avanti e pertanto è sempre in un continuo evolversi. La comunità cristiana, la Chiesa, è una comunità che cammina nello spazio e nel tempo, è soggetta alle varie epoche, è soggetta alle varie culture, ma è positiva e propositiva, guarda avanti, è sempre innovativa e utilizza tutti i mezzi che il tempo le offre per esprimere al meglio il suo rapporto con Dio. Pensate e guardate le pareti di questa chiesa. La fondazione è antichissima. A un certo punto da una piccola chiesa si passa a questa grande chiesa e nel tempo è stata abbellita di tante opere che sono il frutto della fede di coloro i quali ci hanno preceduto e che ancora oggi nel presbiterio si rende presente nella logica dell'essere in continuo evolversi. Le nostre chiese, le nostre comunità non sono luoghi statici o retaggi di un passato che noi dobbiamo utilizzare per fini non essenzialmente di manifestazione della presenza e della gloria di Dio. Sono luoghi dove la comunità riunita manifesta la sua fede in Dio, è rivestita della gloria del Signore, è soggetta allo spazio e al tempo e nelle doglie del fatto. Utilizza tutte le strategie possibili e immaginabili nel dolore e nella gioia per far sì che ancora oggi e nei tempi futuri la gloria di Dio continui a parlare agli uomini, alle donne, alle persone di tutti i tempi. La Chiesa, la comunità, il Vangelo non è un retaggio del passato che dobbiamo trattare come se fosse un'opera di museo, ma è lo stile della nostra vita. È un habitus che noi dobbiamo indossare e a sua volta mostrare nella nostra persona e attraverso la nostra persona di essere delle persone con tutti i limiti e con tutte le virtù che abbiamo, manifestare la presenza di Dio. Dio alla società e a questo paese deve parlare attraverso l'esempio credibile delle nostre persone. Perché se noi non siamo credibili, chi annunzierà Dio? Abbiamo forse perso questo, forse stiamo rinchiudendo troppo Dio dentro le nostre chiese, dentro le nostre tradizioni. Facciamo parlare Dio invece alla vita degli uomini e delle donne che abitano il nostro territorio. Presentiamo la nostra personale esperienza di fede, di positività e di negatività, di inciampo come anche di soddisfazione di aver incontrato il vero volto di Dio che è venuto incontro a noi nella sua provvidenza, nei momenti in cui abbiamo dovuto attraversare dei momenti difficili della nostra vita, compagno della nostra esistenza. Altrimenti, quale Dio testimoniamo? Un Dio fantoccio che di fatto non dice niente a nessuno. Il nostro Dio ci chiede alla comunità e a noi che facciamo parte di questa comunità di avere un'esperienza alta, forte di rapporto con Lui. In prima persona noi per voi nella realtà.
senza teatralità, portare la nostra personale esperienza e ciò che di fatto converte il mondo intero. I giovani della nostra società o del nostro paese hanno bisogno di vedere nella vita di persone reali e concrete come hanno vissuto le esperienze limiti della loro vita. Hanno bisogno di fare esperienze alte, importanti, dove si mettono in prima persona in gioco, costruendo qualcosa di bello per loro. Non nascondendosi nell'alcol, nella droga o nel fumo di questo mondo. Tutto questo serve perché manca loro un esempio di persone che danno esempi forti da vivere loro nella loro vita. E siccome i giovani del nostro tempo, della nostra città, hanno bisogno di esperienze forti, ecco che non trovandole in noi, che siamo più bambini di loro tante volte, non trovandole in noi si rifugiano in esperienze parallele che di fatto non aiutano a crescere, se non a tacitare la loro sete di esperienza forte. Non è facendoli divertire a più non posso che faranno esperienza di vita, perché quando poi ci ritroviamo dinanzi al muro delle vere e reali esperienze e loro non hanno nessun bagaglio per poterle affrontare, quale sarà la loro reazione? Questa è la Chiesa che di fatto deve aiutare e attenzionare tutti i suoi membri. Noi ci troviamo qui riuniti nelle diverse forme di impegno che abbiamo verso questa comunità di Mussoletto. Ognuno di noi, nel diverso ruolo che svolge a favore di questa comunità, deve pensare ogni azione che compie cosa sta costruendo o cosa sta distruggendo. Perché la nostra azione, di qualsiasi genere essa sia, religiosa o politica, o di qualsiasi altro mandato, deve essere svolta affinché questa comunità possa progredire, irrobustirsi in positività, in fortezza, in sapienza e quando c'è il cuore. Tutto il resto, bisogna fare in modo che venga messo a tacere o quantomeno far capire che quella non è la strada esatta da seguire. Chiaramente tutto questo a una Chiesa che cerca con tutta se stessa di proclamare, di annunciare ciò che è il nocciolo profondo della nostra fede, che è incentivare la perfezione del bene della persona disturba. Ed è così, le cose belle disturbano sempre tutti, perché sguazzare nel torbido, nell'oscurità, nella notte, piace a tutti. E allora ecco che viaggiare alla luce, avere la coscienza a posto, dispiace a tutti. Ed ecco che abbiamo il grande drago, il serpente antico, che cosa fa? Si infuria contro la donna, la Chiesa, e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E Gesù ce lo dice. Guai a voi quando tutti parleranno bene di voi. Si vede che lo state facendo bene, quella che è la vostra missione. Guai a bene beati voi quando, mentendo, insultando, diranno male di voi, perché vostro chiaramente è il regno di Dio. Siete nella volontà del Signore. Le cose belle si conquistano, le cose belle implicano un sacrificio. Le cose belle implicano fare le nottate bianche, ma non quelle che intendete voi. Implica tanta e tanta dedizione, ma alla fine le doglie del padre si coronano con la gioia di una vita nuova, la soddisfazione di aver ottenuto dei grandi risultati, se non per noi personalmente, quantomeno per le nuove generazioni, per i nostri figli e chi verrà dopo di noi. Ecco allora, guardando a Maria abbiamo l'immagine, la pienezza della donna vestita di sole. Maria ricoperta dallo Spirito di Dio, lei emana come la luna la luce di colui
momenti di tensione, ma se sono nella volontà di Dio, tutto questo chiaramente si svolgerà e andrà nella gioia della nuova comunità, una comunità e una vita che chiaramente nella grazia e sotto la grazia di Dio produce i suoi frutti e ne gode dei suoi benefici. La Vergine Maria protegga sempre questa comunità e soprattutto ciascuno di noi nello svolgere bene e con responsabilità ciò che siamo chiamati a svolgere per il bene della porzione di mondo dove noi viviamo la nostra vita.
attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Thank you.
Christum Domino nostro. Amen. Andiamo in pace. Buona serata e buona festa a tutti.